L'intervento ruvido su Kraft da parte di Sturaro, palla dentro a cercare destro! Ecco la prima vera palla gol della gara, è quella che non ti aspetti perché è quella del Bologna. Che buona per Higuaín dall'altra parte, uno contro due. Il tocco verso Asamoa che va col mancino a cercare Dybala. La copertura di Torosidis. Sarà... Altro tocco interessante per Dybala che prova ad andare dentro su Sturaro! Fuori gioco, tutto fermo. Rivediamo. Si è già avanti. Lentamente. Lo scambio con Higuaín, palla buona per Sturaro, ancora su Higuaín, da Costa, ancora linee orizzontali, palla dentro a cercare Sturaro che può controllare, pensa al tiro, lo prova ed è decisivo Kraft, palla che finisce in calcio d'angolo, 4 Dybala, cerca il movimento di Higuaín, posizione regolare questa volta, Cuadrado si propone, ancora Higuaín, fino in fondo Higuaín! Fuori di niente. E diventa buona per Higuaín. Ancora Higuaín col tocco sotto. Perso Khedira. Che era in posizione regolare. Occasione per la Juve. Che però è stato ignorato. Okwonko. Con il tocco nella zona di Taider. Ci sarebbe Krejci da servire. Ancora Taider. Palla sul destro. Giro. 1-0 Bologna. Un gol bellissimo di Taider. Hanno fatto girare molto bene il pallone, poi vede il cambio di gioco, Taider che poteva anche mettere di prima intenzione la sterzata, fa sì che si mette in una posizione. Salutare i propri tifosi, lo stanno facendo bene, dopo un inizio ovviamente non è esaltato. Occhio tanto a Dybala, che si divora l'1-1. Per non aver riconquistato quella palla su Asamoah, da lì in poi è stato attenzione Higuaín, palla per lui Higuaín, da Costa. Perfetto questa uscita. Quindi Lichtsteiner. Prova ancora Lichtsteiner, il cross in mezzo e colpo di testa di Higuaín. Difesa non c'è più Pierluigi. Di un prepartita intensissimo. Intanto Dybala! Ma che da Costa! Se l'è trovata un po' lì la palla perché lo scorrimento... Per attaccare, ancora Sturaro che ha aperto verso Pjanic, palla dentro, Benatia prolunga. Higuaín! Dybala! Ed è buono, è l'1-1. Pareggio della Juve con Dybala, 19° gol stagionale. Appena terzo fuori casa, quello che mancava da ottobre e che aveva sfiorato un minuto fa. Beh, questo è molto. Parte Viviani col destro, palla larga, non di molto, sul palo del portiere di Narsi. Riapre verso Cuadrado, il cross col destro di Cuadrado, ha provato Mandžukić e poi la conclusione sul fondo. Approfondimenti, intanto questo potrebbe essere l'ultimo pallone della gara. Parte Pjanic col destro in mezzo a cercare la deviazione che arriva. Per il 2-1 Juve con Ken, proprio il millennial, col gol del 2-1 Juve al 94°.